Buon pomeriggio ragazzi, allora, velocemente, intanto, vedete, vi ricordate questa maglia qui? Mamma mia, bei tempi di merda quando c'era Krasic, Grigera. Sì, me le compravo anche quando arrivavamo settimi, se avevo le possibilità economiche, ovviamente, queste maglie qui. Comunque, tralasciando questo, ho letto, sentito, visto tante cazzate sui portieri, su Donnarumma in primis. Sapete quanto io non sopporti Donnarumma? Però cazzo, cioè, a tutto c'è, insomma, un contegno deve esserci. Perché non può avere tutte le responsabilità o nemmeno una. Io l'ho sempre difeso, l'ho difeso contro la Repubblica Ceca quando tutti lo attaccavano per tre gol che non sono colpa sua, sia chiaro, non sono colpa sua quei gol presi da lui. Quello di ieri, secondo me, è colpa sua, perché io, come sapete, ho fatto 13 anni di calcio a livello giovanile e basta, perché poi ho avuto problemi fisici e non ho potuto continuare. In questi 13 anni di calcio, però, ho fatto un anno e mezzo di portiere. In questo anno e mezzo di portiere, le prime cose che ti insegnano è che se tu subisci un tiro da molto distante, come poteva essere quello di ieri, da 30 metri, tu devi fare mezzo passo, un passo e poi buttarti. Quante volte avete mai visto in questi anni un portiere prima di buttarsi fare un passo e poi buttarsi? Io non ne vedo più. 10-15 anni fa c'erano dei portieri. Buffon all'inizio faceva queste cose, faceva un passo e poi si buttava. Ovviamente adesso non ha quell'età da fringuello, ecco, da ventenne, però dai ventenni, 18 anni mi aspetterei questo. Mentre contro la Repubblica Ceca l'ho difeso. Perché? Perché contro la Repubblica Ceca ha subito un gol anche là da 25-30 metri e neanche lì ha fatto un passo. Però lì c'è l'attenuante, perché quando si analizza un gol preso da un portiere, molte volte si guarda, ma ha preso gol da casa dell'avversario. Allora, ci sono vari metodi, cioè c'è un metodo per analizzare i gol presi dal portiere. Bisogna valutare tante cose. Il posizionamento del portiere, se è centrale, destra, sinistra, perché ovviamente se non è centrale la colpa è sua. Poi, se il tiro è, non so, arriva dal diagonale, ovviamente se prende gol sul primo palo è comunque colpa sua, tanto per. Però analizziamo i gol presi da Donnarumma, quelli da 25-30 metri in questa settimana. Bisogna analizzare il posizionamento del portiere, bisogna analizzare la distanza del tiro, bisogna analizzare la velocità, la forza, la potenza del tiro e bisogna analizzare soprattutto la visuale del portiere. Perché molte volte quando si analizza il gol preso dal portiere non si tiene in conto della cosa più importante di quello del gol preso, cioè la visuale del portiere. Donnarumma, ad esempio, una settimana fa, nel gol preso contro la Repubblica Ceca da 20-25 metri, 30 metri, quanti cazzo di metri erano, lì non ha avuto, secondo me, visuale, perché visibilità, insomma, perché aveva 2, 3, 4 uomini davanti, proprio nella traiettoria del tiro, e lui ha visto l'ultimo, sì, ha visto il pallone praticamente a quando era a 3-4 metri da lui, a 5 metri fai. Quindi è normale che lì non puoi calcolare, faccio un passo e mi butto dove se non vedo neanche partire il tiro, tanto per. Però ieri il gol, ragazzi, cioè, chi dice che ieri il gol del 2-1 della Spagna non è colpa di Donnarumma, ragazzi, non so che cazzo dirvi. Cioè, lì secondo me è molto responsabilità di Donnarumma. Ieri ho visto il gol in diretta e ho detto, cazzo, bel gol. Poi, guardando il replay, si vede come arriva il tiro e ho un corridoio. Donnarumma fermo, ha aspettato che il pallone passasse per buttarsi. Non la prenderai mai, mai. Quindi, quando si analizzano i gol, bisogna analizzare con cognizione di causa. Non sempre per partito preso, perché bisogna andare contro il popolo che dice che è colpa del portiere, perché bisogna difendere Donnarumma a tutti i costi. Bisogna analizzare il gol in sé. Quindi, secondo me, ieri è stato
colpa di Donnarumma quel 2-1 preso. Gli altri due secondo me no. Gli altri due, l'ho già detto, il primo è stato colpa di Chiesa che non ha fatto la diagonale e il tiro era angolato, quindi non poteva arrivarci. E il 3-1, vabbè ragazzi, il 3-1 a 5 metri dalla porta gliel'hanno tirato, dai. Là la colpa è tutta fuorché di Donnarumma, quindi no, ma siccome molti dicono devi aver fatto questo, beh, allora io ho fatto tutti i ruoli quando giocavo a calcio, a parte il difensore centrale. Ho fatto il portiere, ho fatto il terzino, ho fatto il centrocampista, ho fatto l'ala di centrocampo, ho fatto la seconda, la prima punta e a volte anche il trequartista. Quindi io il portiere soprattutto è il ruolo. Molte volte veramente si giudica il portiere con una facilità allucinante, ma il portiere è il ruolo dove la psicologia del giocatore conta più di tutti gli altri ruoli. Tu se non sei concentrato, perché? Perché la trattenuta, ad esempio, cross, calci d'angolo, se tu non sei concentrato, la trattenuta non la fai, non la prendi, tu esci e magari in due tempi riesci a prenderlo, addirittura la vai per prenderla e ti scivola perché devi essere concentrato e calcolare bene ogni cazzo di traiettoria. Bisogna valutare molte cose quando un portiere prende il gol, perché molte volte si guarda solo dalla televisione, ma non ci si mette mai nei panni del portiere, da dove vede la palla partire, quando la vede arrivare. Insomma, è un po' elaborata come analisi del ruolo del portiere. Molte volte molti pensano sia così facile. Non è proprio, cioè, è già difficile di per sé analizzare ogni cazzo di giocata di un giocatore di movimento. Il portiere è veramente il ruolo più difficile da interpretare, secondo me. E ieri, secondo me, il secondo gol della Spagna è colpa quasi completamente di Donnarumma rispetto a tutti gli altri gol dell'Europeo, perché secondo me gli altri gol dell'Europeo Donnarumma non è che abbia tanta responsabilità. Comunque, era questo, tanto per informarvi, perché chi fa o chi ha fatto il portiere lo sa, le prime cose che ti dicono è che quando tu ti devi buttare, di fare sempre se vedi partire il pallone da distante, di fare sempre quel mezzo passo in più, quel passo in più, per guadagnare spazio. Ieri Donnarumma non l'ha fatto, nonostante abbia visto partire il tiro, quindi è un grave errore, secondo me, per un portiere che viene accostato a Buffon. Tutto qua. Detto questo, ragazzi, vi auguro buona giornata e penso e spero di essere stato abbastanza chiaro sul ruolo del portiere. Ciao a tutti e fino alla fine, Forza Juve!